E il mio sogno è quello di scendere con gli sci del K2. Io non sono un alpinista, non ho mai avuto niente a che fare con l'alpinismo puro, io sono semplicemente uno sciatore. Io tutte le cime che ho fatto in vita mia le ho fatte con gli sci sulle spalle, per poi scenderne. Se dovessi arrivare in cima al K2 sicuramente sarebbe una grande soddisfazione. Se non potessi scendere con gli sci sarebbe comunque una soddisfazione parziale. Ho bisogno di un giorno di riposo assoluto ad Urdokas per provare a riprendermi dalla fatica della terza tappa. Il cielo è terso, sui fianchi di montagne sempre più alte vedo le ultime macchie di verde. C'è aria di festa al campo. La nostra guida Fita non sente la voce di moglie e figli da giorni. Il nostro telefono satellitare è a sua disposizione. C'è campo, Daniele? Sì. La moglie, i figli? Tua madre? Yeah, I am. How many children you have? I have six. Six. Yes. Sei figli. Squilla. No. Era azul. Ma mon di dai no ardo caso ne che tini. Ma in ando va mate da io da. Je mala via la ta. Quello che ci aspetteremo da domani, tappe molto più corte, quindi più fattibili, ma allo stesso tempo subentrerà un aspetto importantissimo che è praticamente l'alta quota. L'alta quota che significa che avete cominciato a sentirla già da ieri, quindi creerà una difficoltà nella respirazione, ma anche nella gestione delle vostre emozioni, ma soprattutto delle sensazioni che il vostro corpo vi darà, per cui sarà tutto molto molto diverso. Il consiglio che vi do io è quello di non attaccarvi all'arrivo alla tappa, ma di vivere il momento, gustarvi quello che c'è intorno e camminare in modo costante senza legarvi appunto alla tappa d'arrivo. Il peggio è passato. Il giorno dopo parto per l'obiettivo finale rinfrancato. Ormai il ghiaccio del Baltoro la fa da padrone e ci circonda. Camminarvi sopra è davvero difficile e l'altitudine si rivela un autentico problema. Cerco l'aria e spesso mi sembra di non trovarla. Il cammino è meno arduo, ma a questa altezza la fatica è doppia.
ci sia un giorno, uno che sia uno che, non dico che va con i violini e con i fiori, ma che va in maniera normale. If we can solve this problem, okay, we can go on Concordia. E for us is a big problem. Ho capito, per i suoi quattro giorni, se, perché quanti erano prima? Uno? Due. Io sono il sar. Niente di meglio di una bella discussione per scaricare la tensione accumulata ed acuita dall'altitudine. Tutto finisce subito, il K2 è vicino. Sono pronto per la volata finale. Non mi ferma più nessuno, non il terreno scivoloso, non i sassi, non l'altitudine, niente. Il ghiacciaio, già, neve che diventa ghiaccio perché la temperatura è troppo bassa per scioglierla tutta. Fiocchi che si compattano magari nell'arco di 100 anni e diventano una cosa sola, un'enorme massa solida e viva che non sembra, ma si muove sotto i tuoi piedi. Questa è la mia strada. Marco, this is the point where three world peaks are towards the east, north and west. Possiamo vedere tre vette da qua, una est, una nord e una ovest. The first one towards the east is Gashabarum 4. Est. Yeah, Gasha you can see that top, yeah. Gashabarum 4. Height is roughly 7,200 and something. Circa 7,200 metri. And this is the top which was submitted first by Italian. Northwest, you can see a top. Nord-nord-ovest possiamo vedere around il... sort of a top. Sì, ok. This is called Mushtaq Top. Mushtaq Top. The height is around 7,400 and something. Più o meno 7,400 metri e qualcosa in più. And it was submitted first by Swiss people. Conquistato per primi dagli svizzeri. Da un gruppo di svizzeri. And if we further come towards the west. Ovest? Yeah. West, southwest you can see Mashabarum 4. Quella vetta lì, quel dente lì è il Basher, è il Masherbrum. 7,800 and something. 7,800 metri e qualcosa in più, quindi vicino agli 8,000 metri. Near to 8,000. Vicino agli 8,000, sì. It was submitted first by a Pakistani captain. Conquistato per primo da un capitano, da un militare capitano pakistano. From Pakistan. Not you. No, another captain. Un altro capitano. Piccoli e grandi massi scivolati dall'alto fanno ombra al ghiaccio, creando incredibili funghi. Il mio passo sembra più svelto, forse è il desiderio di arrivare che mi fa andare più spedito, o forse il mio organismo si sta adeguando all'ambiente. Concordia, l'ultimo campo prima del K2. Una piana dove convergono tutti i ghiacciai del Karakorum. Baltoro, Godwin Austen, Vigne, e dove la cornice è rappresentata da montagne immense. Broad Peak, Ciogolisa, Masherbrum, Gasherbrum, Metra Peak. Viste da qui, 5,000 metri,
queste vette non dimostrano gli 8.000 che raggiungono. I confini con Cina ed India non sono lontani. Mi trovo in un luogo incredibile. Marco, K2. K2? Yes. This is K2? This is K2, yes. Il K2? Yeah, K2. Il K2. Finalmente.